giorni, 18 giorni che lavoriamo, e il dato più importante, a parte quelli che vi fornirò dopo, è che a me, insomma, una lunga carriera, però un entusiasmo così a prescindere non era mai successo, perché leggere 2000 abbonamenti nel giro di 2 giorni sono cifre da capogiro, secondo me, che non c'hanno uguali da nessun'altra parte, quindi questa cosa a me mi fa un enorme piacere, ma come ho detto, già quello che sento io lo trasmetto ai miei giocatori, mi fa piacere, ma nello stesso tempo aumenta le mie responsabilità, perché tanto calore merita sicuramente una risposta adeguata da parte nostra, perché tutta questa passionalità, che è poi la mia, va in qualche maniera ricambiata, ma noi, ritorno al solito discorso che faccio sempre, quindi raddoppieremo, triplicheremo i nostri sforzi, ma senza promettere assolutamente cose che uno sportivo non può mai promettere, larghi successi o cose varie, deve promettere quello che può promettere, cioè che durante la settimana in campo dia non tutto se stesso, ancora di più, che ogni allenamento sia veramente l'allenamento della partita della vita, e che ogni partita sia quella della vita, per impegno, per voglia di fare, per rispetto delle regole, e questo andrà sicuramente triplicato, perché una risposta così, pure sono stato in piazze anche con 30.000 spettatori in Serie C come a Palermo, però così dopo 2 giorni, dopo 15 giorni non mi era mai successo, e quindi ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo essere felici, ma al contempo stesso assumerci ancora più responsabilità di quanto me ne sono assunto quando sono arrivato, e questo mi fa enormemente piacere, non è che mi spaventa, anzi mi fa enormemente piacere, se arrivano 4.000 o 5.000 sarà anche meglio, è più gratificante per tutti noi, fermo restando quello che ho detto prima, che le responsabilità aumentano e dobbiamo essere cosci tutti quanti, da me alla società, soprattutto ai miei giocatori, per cui gliel'ho già detto e glielo ripeto continuamente questo, che saranno sempre da me protetti qualsiasi cosa succeda, sarò sempre il loro scudo nella vittoria, ma soprattutto nelle sconfitte, ma nei comportamenti li voglio sempre a dare il massimo, come uno sportivo deve sempre dare. Ma io a questa città mi sto accorgendo che è molto, da quello che mi scrivono, che è molto simile al mio modo di pensare e al mio modo di essere, forse perché io l'ho detto quando alla presentazione, che vengo da un tempo, purtroppo l'età, in cui Roma anche era divisa per quartieri, diverso, ma comunque era quello lo spirito. E poi basta pensare che l'altra sera guardavo la partita del Napoli, cioè io, una delle mie squadre simbole è l'Atletico Bilbao, perché l'appartenenza è ciò che a me piace di più, una squadra italiana con un italiano in campo, una squadra basca, no? con spagnoli in campo, con baschi, e questo è il mio spirito che ho dentro. Perché credo che sia troppo bello l'appartenenza a un gruppo, io credo che sia la cosa più bella sentirsi partecipi a un gruppo, così come dirà lei, le contrade, penso che sia questo, e io nei miei spogliatoi ho sempre portato lo spirito di un gruppo, di una contrada, di un quartiere, di un modo di essere. Io ho sempre detto che non voglio, nel mio spogliatoio dico ai miei giocatori, non voglio soldati, perché i soldati fanno le cose tanto per farle, io voglio guerriglieri, perché i guerriglieri di solito
decidono loro, nemmeno sono vestiti uguali, quello non me ne interessa, chi ha i capelli lunghi, chi ha la barba, quello non mi interessa la forma, mi interessa il guerrigliero combatte per una cosa, per un ideale che ha scelto, per la libertà, per la difesa di un qualcosa, mentre i soldati qualche volta sono chiamati a combattere a prescindere, anche per guerre non giuste, e quindi io, i miei spogliatoi devono essere quelli, mi sono battuto sempre per quello. Volevo riportare però, dico, ho fatto insieme ai miei collaboratori, anche perché è giusto che sia così, per dare un'idea, che poi tutto questo viene modificato proprio da questo amore che c'è a questa squadra. Abbiamo fatto un po' di raffronti al 18° giorno di lavoro l'anno scorso, visto che lo staff era lo stesso, a Pistoia avevamo tutti i dati e li abbiamo anche qua, quindi li riporto perché sono cose tecniche, però credo che rendono la sostanza. Il 18° giorno di lavoro a Pistoia avevamo fatto 27 sedute di allenamento con 2 giorni liberi, 4 amichevoli, e queste sedute erano state ripartite con 12 lavori aerobici, 8 di forza, 7 sedute con palla ad alta intensità, per un tempo di lavoro totale di 1:50 ad alta intensità in questi 18 giorni. E la distanza che avevamo percorso ad alta intensità era circa 25 km. Quest'anno, mi sembra, guardate, le sedute sono 31 in questi 18 giorni, quindi ne abbiamo aumentate. I giorni liberi sono stato uno soltanto, le amichevoli 2, però abbiamo fatto la Coppa Italia, che l'abbiamo dovuto affrontare come un'amichevole, è andata benissimo, perché come è andata, questi 18 giorni finivano col 14 di agosto l'anno scorso, i 18 giorni finivano al 14 di agosto, le sedute di lavoro aerobiche da 12 sono passate a 4, non potevamo perdere tempo a lavorare sul lungo. I lavori di forza da 8 sono passati a 5, però i lavori ad alta intensità da 7 sono passati ad 11, abbiamo lavorato molto sulla palla, col campo, sulla squadra, e da 1:50 anche qui abbiamo aumentato, siamo rimasti a 1:55, quindi abbiamo concentrato il tutto, e la distanza da 25 è passata a 31 km percorsi, quindi siamo andati oltre, e i ragazzi l'hanno fatto con grande cosa, quindi abbiamo accelerato le cose, consci che magari nel tempo qualche problemino potremmo averlo, ma non ce n'è, però abbiamo, come ho detto prima, tutto questo sostegno che indubbiamente ci dà qualcosa in più, è di grosso, perché è normale che il sostegno, se fatto in maniera giusta, questi dati diventano superflui, perché il giocatore recepisce molto meglio e trova energie nascoste che magari nessun tipo di allenamento gli potrà mai dare. Quando si fanno le coppe alle lunghe, però dovremmo essere bravi noi nel corso della stagione a miscelare le cose. È normale che io prima della partita che abbiamo fatto con San Donato, dissi ai miei giocatori, gli feci una battuta, che di solito io le migliori partite le facevano i tornei dei bar, in estate, quando tornavo a Roma si facevano i tornei dei bar, e facevo le migliori partite perché magari stavo fino alle 6 al mare a divertirmi, e poi spensierato andavo a fare il torneo del bar, tutti i rioni ci divertivamo, e facevo le migliori partite della vita perché non avevo la testa libera, e gli ho detto: questa partita affrontatela in quella maniera, lasciamo stare che loro sono avanti con la preparazione, però in quella partita c'è stato anche il sostegno del pubblico, indubbiamente. Io ho fatto questi dati come sempre perché mi piace far vedere
mi piace far vedere dei dati, confortarli e soprattutto sapere che c'è uno staff che monitorizza tutto, guarda tutto, e siamo attenti a tutto, questo per dare anche un giusto merito ai miei collaboratori che si impegnano come matti su questa cosa, che sono staff di ragazzi veramente eccezionali, quindi questi sono dati che mi forniscono loro ed è giusto che io ve li fornisca a voi. Però io come sempre, al di là della scienza, credo sempre nel grande dono dell'uomo di andare oltre ogni cosa e quindi io non sto a pensare al dopo, io credo che la vita, come tutte le cose, carpe diem, io guardo all'oggi, il domani si vedrà e se ci saranno difficoltà troveremo il modo di poterle vedere quando arriveranno, io non mi preoccupo di questo. Sì, però la cosa più bella che vedo è che confondendo i dati io ho dei riscontri che questa squadra qua sul piano dell'intensità mi lavora meglio addirittura di una squadra come l'anno scorso che lavorava ad altissima intensità, questa riesce a lavorare anche meglio, quindi questo è il dato che a me mi riempie più il cuore. Perché credo al calcio ad alta intensità, se questi riescono a lavorare ancora di più di quelli che lavoravano l'anno scorso, significa che sotto questo livello la squadra è abbastanza reattiva. No, io al suo ruolo invece gli devo rispondere che invece quelli che giocavano andavano benissimo, perché io a tal proposito ora dico subito che nella mia squadra non ci saranno mai titolari, mai riserve, anche se qualcuno giocherà 34 partite è 1-1. Noi siamo un gruppo compatto, unito, io non piangerò mai se mi mancano 10 persone, se manca il più importante di tutti, se manca quello, io quelli che vanno in campo per me sono sempre i migliori in assoluto, il gruppo gioca per la sua totalità, perché solo così si vincono i campionati. Se cominciamo, manca quello, manca quell'altro, manca Gesù, manca l'acqua, ma non ci vince mai niente. Quindi io quelli che vanno in campo sono, non dirò mai che mi manca nessuno, per me il Siena giocherà sempre con 11 giocatori più, con 20 giocatori più, io dico quelli che vanno in tribuna ce ne vanno 3, quelli che vanno in tribuna gli dico sempre, voi andate in tribuna, mettetevi la sciarpetta, la bandiera, andate su a gridare forza Siena, perché questo è il nostro compito, cioè qua non ci sono titolari, cioè, tutti per la stessa causa, tutti a lottare per lo stesso obiettivo, non voglio giocatori che si sentono alternative, e ripeto, ci sarà chi giocherà sempre, chi giocherà meno, ma tanto lo sanno, era quello che gli è stato detto appena arrivati, qui non gli si garantisce niente a nessuno, gli si garantisce solo lavoro e sudore. Non ho questa preoccupazione perché il campionato non è ancora cominciato, il campionato si vince a maggio, non si vince né in precampionato né nelle prime partite, non è questo. Certamente avremo un test significativo, importante, con una squadra che è ben attrezzata, che ha giocatori come Zagaglioni, come Zuppardo, che è una punta abbastanza importante, con l'allenatore Coppi che stimo abbastanza, con una società ambiziosa, anche se piccola come realtà. L'anno scorso erano sempre ben organizzati, sempre messi in campo, però siamo alle solite, cioè noi dovremmo fare, saranno più avanti di noi i soliti discorsi, tutti i 30 anni, però noi siamo Siena, come Siena dobbiamo fare sempre noi la partita, cerchiamo di farla, rischieremo magari di più con quell'altra squadra, magari saranno più bravi a ripartirci, però noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, convinti come siamo, che dobbiamo andare in campo per vincere sempre e comunque, quindi non giocarci la partita come abbiamo fatto con quell'altra, cercando di chiudere nella loro metà campo, se ci riusciamo bene, però io dico che col tempo sono convinto che noi abbiamo più valori e col tempo i valori vengono fuori.
Sicuramente no, Redi stamattina andava a fare una risonanza magnetica, Simone c'è questa infiammazione al plantare sotto la pianta del piede, sicuramente non diciamo a nessuno, figuriamoci a lui, per farlo giocare aumentiamo i rischi, chi non sta bene è giusto che abbia i suoi tempi di recupero, perché mettere in campo un giocatore e poi rischiarlo per due mesi sicuramente non è la mia filosofia, né per lui né per rispetto dei suoi compagni. E Galasso non ha avuto una visita di controllo al ginocchio in operazione, prosegue il suo lavoro di riabilitazione. Potremmo avere dei problemi anche con Varricchio, che è in amichevole l'altro giorno, è stato punto da un tafano e c'è un occhio, sembrava Frankenstein ieri, c'è un occhio così. Andiamo a vedere com'è. Ecco questo, così entriamo nel. Come le ruote siano poi fondamentali in questa categoria qua. Se io levo una quota davanti ed inserisco Titone, devo andare a trovare posto da un'altra parte del campo, a un'altra quota. Quindi questa è l'importanza di avere giocatori validi, giovani in ogni reparto, e magari similari come caratteristiche. Uno similare a Redi come caratteristiche non ce l'ho, perché Mucci ha altre caratteristiche, non è uguale a quelle di Redi, quindi sicuramente dovrò andare a trovare o sugli esterni o dietro un sostituto, un giovane che andrà a levare un posto a un anziano. Entrerà un anziano davanti e gli uscirà uno o dietro o sugli esterni, questo mi sembra ovvio.